sta per cominciare un vero viaggio in un ex manicomio d'Italia molto famoso. Non mi limiterò a farvi vedere ogni sua parte accessibile, perché sono andato letteralmente a scavare nella sua storia e nell'essenza della sua esistenza. Mettetevi comodi e preparatevi in uno scomodo viaggio nel tempo. I manicomi non erano lager, ma erano sicuramente peggio delle prigioni. Nel carcere, solo il fine pena mai, non consentiva nessuna speranza. In manicomio non c'erano quasi mai speranze per il futuro. Spesso una dimissione comportava poi un futuro internamento. Chi entrava in manicomio non aveva la certezza di una futura libertà. Ma un manicomio era anche una perfetta macchina per il lavoro. Non potete nemmeno immaginare quanti giri economici ci fossero dietro a questi luoghi. Era la speculazione sulla vita e la dignità di migliaia di persone. In questa esplorazione inizieremo osservando ed esplorando quelle zone del manicomio non accessibili ai malati. Questa, ad esempio, era una piccola officina. Vi lavoravano alcuni operai che si occupavano dei mezzi e dei macchinari del complesso, oltre che della manutenzione generale della zona. Questo era un complesso grande più di 160.000 metri quadri. Potete quindi immaginare quanto lavoro era necessario compiere per la sua manutenzione. In certi manicomi si utilizzavano direttamente alcuni pazienti per i lavori di manutenzione più sporchi e deleteri. In questo modo era possibile risparmiare sulla manodopera. La pratica di far lavorare i pazienti non era diffusa in tutti i manicomi. Non sono quindi in grado di potervi dire se questo metodo venisse adottato anche presso queste strutture. Fu proprio la presenza di tanti lavoratori interni a rendere difficile la chiusura dei manicomi. Questo perché erano centri che fornivano lavoro molto spesso in zone scomode o lontane dai centri abitati. In questo caso il manicomio venne costruito direttamente all'interno di una cittadina, cambiando radicalmente il volto e l'identità di tutto questo territorio. Questa struttura è forse l'unica abbastanza recente presente all'interno del complesso. È essenzialmente la parte che veniva utilizzata per i servizi, una struttura dal tipico stile anni 70, quasi a voler indicare che in quel periodo il manicomio non voleva morire. Questo malgrado già in quegli anni erano vive le lotte politiche per la loro chiusura. Mi sorprende la presenza di questi giganteschi archivi in metallo completamente vuoti. In realtà, questa zona del manicomio è stata utilizzata anche in epoche recenti come archivio. Intorno al 2013 tutto è stato infine svuotato, in quanto non aveva senso tenere documenti sanitari con dati sensibili in una zona prevalentemente abbandonata a se stessa. Nei sotterranei di questa struttura sono ancora accatastati centinaia di oggetti
anche se in grossa parte si tratta di oggetti che arrivano da altre strutture ospedaliere non propriamente legate a questo manicomio. Questa zona è sicuramente la meno interessante, ma la grandezza delle cucine fa comprendere quante persone c'erano al suo interno. Quando venne realizzata questa struttura, erano rinchiuse nel manicomio più di 800 persone. Ma nel corso del tempo ci sono stati dei periodi in cui lo spazio a disposizione era pochissimo. Ad esempio, durante i periodi della Seconda Guerra Mondiale e della Prima, i pazienti ricoverati non scesero mai al di sotto delle 1000 unità. Non si contano i morti che ci furono all'epoca. Migliaia di ex soldati morirono completamente dimenticati, vittime sacrificali senza gloria. Tutti gli archivi sono vuoti, come voler nascondere il passato, forse. In effetti i manicomi sono un argomento scomodo, argomento che forse ancora oggi molti si vergognano ad affrontare. Adesso ci sposteremo in quello che è il padiglione più grande ed importante, il padiglione Chiarugi. Normalmente i nuovi arrivati venivano consegnati di notte dai carabinieri o dai vigili. Pochissime volte capitava che fossero gli stessi familiari. Normalmente nei primi tempi si finiva in un reparto di osservazione dove si poteva stare anche per alcuni mesi. Successivamente c'era la possibilità d'essere dimessi. Oppure si veniva spostati in un altro reparto. A seconda di dove si veniva consegnati, si poteva poi avere o non avere speranza d'uscire dal manicomio. C'erano reparti, come quello che state osservando adesso, dove pochissimi sono riusciti ad uscirne vivi. Non sappiamo nulla della sorte e della storia di queste persone. Chi veniva consegnato al Chiarugi moriva dopo qualche anno o ci passava tutta la vita. Ci sono state alcune persone che hanno vissuto qui per più di 70 anni. Sopra una sedia ho potuto trovare un registro dei pazienti. Sfogliando le pagine è possibile trovare i nomi di coloro che hanno passato qualche mese, qualche anno o tutta la vita presso questa struttura. L'ultima annotazione risale al 9 novembre 1977, matricola 34119, decimo ricovero. Poi più nulla. Dentro il manicomio è presente anche una chiesa. Per capire la sua presenza, dobbiamo annoverare la storia e le origini di questo palazzo, che risale addirittura al 1700. Inizialmente concepito come ospedale di carità, fu poi utilizzato per un certo periodo come collegio militare ed infine venne modificato a manicomio dal 1871. Tutti i padiglioni esterni vennero poi aggiunti nel corso degli anni, soprattutto in relazione al numero di posti letto necessari. In queste strutture non finivano soltanto i malati mentali. Fin dalle sue origini, ma anche in epoche successive agli anni 50, finivano in manicomio anche i sordi, i ciechi, gli ipovedenti, i malati di acufene, chi soffriva di attacchi epilettici, gli anziani con demenza senile e moltissimi altri. Di solito esisteva una frase che oggi potrebbe essere il simbolo della perdita di libertà, pericoloso per sé e gli altri. Con questa semplice condanna
spesso si finiva in manicomio. Ma come si svolgeva una tipica giornata nel manicomio? Alle 4:30 di mattina gli infermieri iniziavano una lenta operazione di pulizia. I pazienti erano tutti legati al letto attraverso delle apposite corde. A quell'ora venivano svegliati e lentamente slegati. Per le 6 dovevano essere pronti per il cambio del turno degli infermieri. La vita si svolgeva principalmente nel cortile, dove gli alienati passavano gran parte del tempo senza svolgere nessuna attività. La giornata finiva intorno alle 17 di pomeriggio. Verso le 17:30 erano quasi tutti legati al letto. La vita era scandita dalla terapia e dal pasto, dal pasto alla terapia, così all'infinito. Per mangiare si utilizzava solo il cucchiaio, non c'erano altre posate o coltelli. In alcuni reparti, finito il pasto, i cucchiai venivano contati per evitare che venissero portati nei dormitori. Prima di portarli a dormire, due infermieri contavano i cucchiai, mentre nell'entrata dei dormitori venivano contati i malati, un sistema identico a quello che si potrebbe osservare in alcune carceri. Gli infermieri venivano selezionati prima di tutto per forza fisica. Molti di loro non sapevano minimamente che tipo di lavoro avrebbero svolto. Non tutti superavano il periodo iniziale, perché gli stessi infermieri erano costretti a fare e vedere cose assolutamente fuori dall'ordinario. Ci sono stati casi di infermieri che sono a loro volta impazziti e ricoverati anch'essi. Per il 99% degli infermieri, il lavoro in manicomio era visto come un secondo lavoro. Questo perché la maggior parte di loro erano contadini assunti senza alcun titolo. Essenzialmente sarebbe più opportuno definirli come sorveglianti. Loro, essenzialmente, non potevano fare assolutamente nulla. Il loro compito consisteva nell'osservare i malati e sorvegliare che non scappassero o che non si facessero del male. Gli infermieri erano essenzialmente dei carcerieri. La sala operatoria fu un'aggiunta successiva agli anni 60, quando all'interno della struttura venne aggiunto un reparto di neurochirurgia. È inutile sottolineare quante cavie fossero a libera disponibilità dei medici dell'epoca, che ebbero modo di sperimentare teorie e tecniche direttamente su persone che non avevano più un nome ed una storia,
ma un semplice numero di matricola. Nei manicomi, e naturalmente anche in questo, si sperimentavano tecniche per indurre stati psicotici nei pazienti. A seconda dei tempi cambiavano naturalmente le pratiche. Nel corso del 1800 si usava effettuare infusioni di sangue di agnello per calmare i furiosi, mentre circa un secolo più tardi esistevano pratiche più assurde, come la piroterapia, una tecnica medica che si basava sull'inoculo del batterio della malaria nei malati. Questo metodo è anche conosciuto con il nome di malarioterapia. Erano pratiche quasi da stregoneria, ma all'epoca erano citate nelle più prestigiose riviste mediche e giustificate dai presunti fini terapeutici. Ma il fine di queste pratiche era uno solo: il controllo sociale, il vero motivo dell'esistenza dei manicomi. Tra le varie terapie utilizzate tra gli anni 60 e 70 c'erano 4 pastiglie per persona. Queste pastiglie erano principalmente calmanti o droghe chimiche per contenere, ma una pratica molto comune era naturalmente l'elettroshock. In questo manicomio c'erano dei giorni precisi per questa pratica ed erano il martedì ed il venerdì. Per i pazienti ove era prevista questa pratica, venivano messi in fila, in attesa del proprio turno. In qualche caso, l'elettroshock veniva utilizzato come mezzo punitivo, ed in questi casi veniva anche adoperato senza l'uso dell'anestesia. Normalmente veniva utilizzato come anestetico il pentotal, anche se persino con l'uso dell'anestetico c'era comunque la probabilità di comportare seri rischi fisici alle persone sottoposte a questo trattamento. La malarioterapia, a partire dall'inizio degli anni 60, non c'era già più. Che senso avevano delle malattie controllate artificialmente? Ufficialmente queste erano pratiche effettuate per dare benefici psichici. Nella realtà, avere dei pazienti malati e con la febbre alta dava la possibilità di controllarli più facilmente, rendendo una loro fuga meno probabile. Tramite l'uso di vasche d'acqua fredda e calda, veniva alzata e abbassata molto velocemente la temperatura del corpo, facendo passare in pochi minuti la temperatura corporea da 36 gradi a 42. Potete immaginare quanto potesse essere deleterio un simile trattamento. Questo è uno dei motivi per il quale moltissimi pazienti morivano dopo pochi anni di manicomio. Ma una delle pratiche più disgustose praticate all'interno di questa struttura fu la lobotomia. In Italia, negli anni 30, proprio in questo manicomio, venivano praticate centinaia di lobotomie ogni anno. È interessante anche notare che lo stesso inventore della lobotomia lavorò occasionalmente e per un certo periodo anche tra queste mura. Ma non fu l'unico celebre psichiatra dell'epoca che fece visita a questo manicomio. Tra questi figurava anche Lombroso e molti altri. Oggi la struttura di questo padiglione è in veloce deterioramento e se non verrà presto ripristinata, perderemo per sempre un edificio che porta il marchio della vergogna, perché è sbagliato dimenticare. Questo genere di strutture non erano molto diverse da un campo di concentramento, dove venivano annientati i cosiddetti scarti della società
omosessuali e personaggi scomodi. Ma è nei sotterranei che possiamo trovare alcuni segreti della sua storia. Accatastati in un angolo ci sono ancora i cartelli di protesta dei dipendenti. C'è qualcosa di molto triste in tutta questa storia, perché ho come l'impressione che ci sia stata una lotta di due parti contrapposte in quel periodo storico, ma alla fine vinse la lotta per la chiusura dei manicomi. Ma non è finita qui. Per qualche miracolo, nei sotterranei sono rimasti migliaia di documenti, cartelle cliniche e libri provenienti da tantissime epoche del passato. Da qui sarebbe possibile ricostruire una minima parte della storia di questo edificio, anche se soltanto dal punto di vista dei carcerieri. Parlando di storia, mi sembra doveroso affermare che il manicomio è stato storicamente utilizzato dal sistema di potere come mezzo per eliminare i personaggi scomodi. Questo fu uno dei metodi dell'Italia fascista. Il manicomio serviva per internare i diversi di una società monolitica e per farlo non servivano processi farsa. Bastava la firma di un medico. Medico che era a sua volta obbligatoriamente nel partito nazionalfascista. I fascisti non sterminavano i matti come i nazisti, li abbandonavano ai loro medici, pratica che non è comunque cambiata dopo il 1945, ma che era anche ampiamente diffusa prima del ventennio. I tempi cambiavano, ma i manicomi restavano. Tra le tante scartoffie ci sono persino enunciazioni mediche che immolavano la malarioterapia come un processo miracoloso, ma non posso non citare la zolfoterapia, ma vi lascio immaginare dal nome in cosa consisteva. Le storie umane furono tantissime. Tra le tante genti, ho letto di un signore che sul finire degli anni 30 finì presso questo manicomio soltanto perché si mise a tagliare, per dispetto, la vigna d'un gerarca fascista. Come detto poco fa, all'epoca erano pochi i veri malati mentali che venivano alienati. Molto spesso si finiva in manicomio per cause sociali, una discarica dove scaricare i rifiuti scomodi. I ricoverati erano alla totale mercé dei medici ed infermieri, che in certi casi abusavano del loro potere. Sulla carta un medico doveva prendersi cura del paziente, ma purtroppo non sempre era così. I pazienti di un manicomio perdevano ogni diritto. Spesso un ricoverato aveva come unica fine la morte. Spesso avveniva dopo un lungo periodo di alienazione. Una delle cose più importanti da annoverare è che spesso le cartelle cliniche non annotavano quasi nulla della vita del paziente. Ci sono fascicoli quasi completamente vuoti, con un unico timbro alla fine del foglio: deceduto. Questa era la camera mortuaria, con l'apposita cella frigorifera, che naturalmente ispira istintivamente un sentimento puramente negativo. Ad accentuarlo c'è questa croce nera, elemento che ho già avuto modo di vedere, identica nella camera mortuaria del manicomio abbandonato di Vercelli. Thank you.
È tempo di cambiare padiglione ed esplorare altre parti del manicomio. Ammetto che non è facile esprimere a parole e con il semplice uso delle immagini la sua atmosfera. E malgrado siano passati molti anni dalla sua chiusura, i ricordi negativi sembrano ancora possedere le mura di questi edifici. In questo padiglione sono ancora conservati molti oggetti interessanti, come ad esempio un elettroshock, probabilmente ancora funzionante. Il primo giorno d'arrivo in manicomio era, come possiamo immaginare, il peggiore. La prima operazione che veniva effettuata era il taglio dei capelli. Successivamente era il turno del bagno collettivo. C'erano una serie di docce e tutti quanti venivano posti a lavarsi. Tutto questo avveniva senza suddivisione, fatta eccezione tra gli uomini e donne, che erano suddivisi in reparti separati. C'era un tavolo al centro del bagno con tutti i vestiti. Le taglie non venivano selezionate e venivano consegnate in maniera del tutto casuale. Anche i vestiti erano tutti uguali ed erano delle vere e proprie divise da carcerato. Alla fine degli anni 70 gli ammalati erano 800. Lentamente iniziarono le dimissioni, ma queste dimissioni erano possibili solo per coloro che non avevano passato tutta la vita nel manicomio. Anche se, per essere precisi, la gestione tradizionale dell'ospedale psichiatrico fu mantenuta fino al 1989, anche se ufficialmente chiuse nel 1981. La svolta avvenne negli anni 90, quando avvenne un netto cambio generazionale tra medici ed assistenti, e venne così finalmente distrutto il sistema autarchico da sempre presente nel manicomio. Nel 1996 c'erano ancora 184 persone, ma nel giro di pochissimi anni verranno tutti quanti trasferiti altrove, in luoghi senz'altro più umani, gli ultimi rimasugli di un sistema alienante che ha macinato uomini e menti per più di due secoli. Questo padiglione fu tra quelli che vennero abbandonati alla fine e venne utilizzato ancora per molti anni dopo il 2000. Possiamo ad esempio osservare i molti rimasugli delle attività didattiche e teatrali. Dopo la chiusura dei manicomi ci fu un netto cambiamento e molti pazienti hanno quindi potuto finalmente ricominciare a vivere. Queste stanze furono quindi quelle che vennero abitate dagli ultimi pazienti sul finire degli anni 90. Successivamente all'abbandono, vennero poi utilizzate come deposito di tanti oggetti e creazioni. C'è qualcosa di surreale in questo padiglione. C'è senz'altro più vita rispetto a prima, perché l'uomo che crea è un uomo libero dalle catene e dai vincoli. Oggi non ci soffermiamo a pensare a coloro che sono passati nei manicomi, persone molto spesso normali, anche se la stessa definizione di normale è stata sicuramente una delle cause che hanno creato le mostruosità dei manicomi. Il voler dividere il diverso, se esiste un diverso, è un'abitudine troppo spesso adottata dall'umanità. Spero con questo video di avervi lasciato uno spunto di riflessione e di avervi fatto comprendere, in qualche maniera, com'erano i manicomi.
Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, a commentare e a lasciare mi piace. Grazie.